Jeremy Simmons, giocatore che è secondo assoluto nei rimbalzi, giocatore di potenza e con punti nelle mani come del resto Corbett. Primo possesso per la formazione ospite in maglia giallo-blu, Palermo scarica fuori, circolazione che finisce nelle mani di Corbett, in post passo riceve Simmons, marcato, doppia finta di Simmons e di mano sinistra Severini, 4 secondi per tirare, palla sotto proprio per Candussi che allo scadere del possesso, 5 chi difende, 2 chi attacca, chiude e va a pareggiare Udom che ne ha raccattati 12 anche domenica scorsa. La conclusione di Giovanni con il giocatore romagnolo Negri, ha spazio e troppo gliene viene anche lui marchigiano. La conclusione di Candussi da 7 metri da Candussi ad Amato, si gioca ancora tra il piccolo e il lungo, perché però ha preso un po' di confidenza in questo minuto, palla rubata da Ferguson. Ruba Ferguson e vai sotto mano. Ferguson prova ad andare via a Negri e questa volta se lo beve. A portare il blocco Udom, ancora Ferguson scarica sotto per la schiacciata di Terry Henderson. Traini trascina a terra Candussi, ma il possesso è per Montegranaro e c'è Amoroso che trova Hyper. 1 minuto e 15, 13 secondi per andare al tiro, adesso ruba palla con la complicità dell'arbitro e va a appoggiare al vetro Henderson. Che attraversa subito il campo in palleggio da Udo che prende la linea di fondo e va a sognare il canestro. C'è pronto il cambio con Maspero che credo lo sostituirà. Alza la parabola Negri, il pallone bacia il ferro ed entra. Pronto a entrare Maspero nelle fila veronesi. Candussi, 10 secondi per tirare. Amato salta la difesa e va a schiacciare Candussi. Abbiamo anche abbassato le nostre percentuali di tiro e questo ci sta veramente complicando la vita. Traini in palleggio, ex di Recanati, serve in angolo, testa un tiro incredibile di gambe dall'angolo. Arcangelo. Ultimi 8 minuti, va dentro Palermo, eccolo qua, il sottomano. È rientrato Amoroso, testa da 8 metri, gli esce, rimbalzo di Petrovic, chiude il palleggio, dentro l'area c'è Simmons, anche questi sono 3 secondi, non fischiati però, si butta dentro Negri, il fallo di Candussi. Da Amato riesce a dare dentro a Amoroso, raddoppiato, palla rubata, contropiede, va fino in fondo Henderson e c'è un contatto non fischiato che scarica in angolo per Amato, tiro di Amato! E adesso sono 6 punti da recuperare. Chiude Ferguson per Udom, la tripla di Udom e va in doppia doppia. Meno 5. Ferguson chiude il palleggio. Prende la tripla Amato! Andrea Amato! Ultimo minuto! Parità! Parità! Contro break 15 a 2. Follia la GSM Forum e ruba Ferguson, sorpasso, time out Montegranaro, incredibile! 9 secondi e 74 centesimi, Traini con 2 liberi, mette il primo e dà il più 2 a Montegranaro. 69 a 71, non ci sono più time out. Ferguson ha detto a Del Monte di chiederlo, ma non ci sono più time out. E quindi provano ad andare a rimbalzo nel caso di errore di Traini, che ha il tiro libero per il più 3 e lo sbaglia, lotta a rimbalzo. Ultimo tiro per Verona, Amato, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi. Henderson, la tripla! Vittoria! 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 Sulla sirena! Sulla sirena! Verona ferma Montegranaro!